Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Angela. Aspettiamo che vi colleghiate tutti. Ciao Davide. Grazie Angela. Buongiorno Rita. Buongiorno Mimmo, Paola. Oggi abbiamo tante cose di cui parlare, di cui dialogare. Buongiorno. Buongiorno Flavia, buongiorno Natale, Michela, Lucia. Ho tante cose interessanti. Diciamo è la prima vera settimana di lavoro. Buongiorno, grazie Marilena. Ancora 2, 10 secondi, poi iniziamo. Allora, cominciamo con... Allora, lunedì ho avuto un lungo incontro con il nuovo presidente della Croce Rossa, che come sapete è l'aronese dell'anno, o meglio, la persona a cui è stata data la cittadinanza onoraria, persona straordinaria, un amico, persona che ha fatto tantissimo per non solo la città di Arona, ma per tutto il territorio. Quindi una persona, come vi dicevo, speciale. E in questa più di un'ora di incontro abbiamo un po' visto la collaborazione che ci potrà essere tra Comune e Croce Rossa, e ci dovrà essere, ecco. E quindi abbiamo già un po' visto alcune cose che possiamo fare insieme. Lavoreremo insieme per questo grandissimo evento dei giovani. Vi ricordate che ne avevamo parlato in campagna elettorale e stamattina abbiamo avuto una prima riunione già operativa. Non posso entrare nel merito, ma sarà veramente un evento enorme. E la Croce Rossa sarà partner fondamentale. Comunque abbiamo già stabilito il ritorno del concerto di Natale, non si faceva più, quindi con la Croce Rossa, con il presidente e il suo nuovissimo consiglio, si lavorerà appunto per il concerto di Natale, tanti eventi insieme. Sapete che noi vogliamo fare anche la festa di Capodanno, vogliamo fare il concerto del primo dell'anno, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, con la Croce Rossa ci sarà, diciamo, sinergia totale. Poi, stiamo lavorando, ormai abbiamo quasi chiuso, gli eventi musicali dell'estate che abbracceranno tutti i gusti. Quindi, dal liscio per le persone amanti del liscio, alla musica latinoamericana, alla musica da discoteca anni 80-90, un concerto di un artista di grandissimo livello che faremo in rocca. E poi tanti altri eventi di artisti, insomma, ci saranno musica per tutti i gusti. Quindi sugli eventi stiamo chiudendo
la partita e insomma siamo molto molto soddisfatti. Ci sarà anche qui una partnership molto stretta con la Proloco e ovviamente sempre con la Croce Rossa, insomma. Poi un'informazione tecnica, chi vuole comunichi, siccome stiamo preparando, progettando le asfaltature che faremo tra settembre e ottobre in città, se comunicate la via dal numero civico al numero civico, noi facciamo un sopralluogo e vediamo se deve essere asfaltato. Quindi io l'ho già detto un po' a tutti, diciamo, quelli che hanno partecipato e partecipano un po' all'amministrazione, e adesso lo dico a tutti i cittadini. Quindi ci scrivete, ci dite questa zona della città, ovviamente deve essere un'indicazione abbastanza precisa, la via dal numero civico al numero civico, perché non sono mai tutte da riasfaltare, ecco. E se ce lo comunicate, intanto il mio numero di telefono ce l'avete, mi mandate un WhatsApp 348 26 51 346. Poi ho incontrato il ministro dell'economia Giorgetti a Roma e tornerà a trovarci. Torneremo a fare quella, diciamo, incontro ad altissimi livelli sull'economia in novembre, che è un mese abbastanza, diciamo, scarico di eventi in città. Quindi a novembre torneremo con la sua presenza qui ad Arona a fare questo evento sull'economia. Inviteremo grandi economisti italiani, appunto ci sarà lui, stiamo vedendo se riusciamo ad avere anche un Nobel, insomma stiamo organizzando questa grande cosa a novembre, di cui lui sarà uno dei protagonisti, se non il protagonista. Questo sempre per cercare anche di allungare i periodi in cui la gente venga a conoscere la nostra bellissima città di Arona, ma anche per abbracciare un po' tutti i temi, perché i temi dell'economia alla fine ci riguardano tutti, perché sappiamo che più conosciamo certi temi, più affrontiamo meglio certe tematiche che poi ci riguardano nella vita di tutti i giorni. Faccio una piccola parentesi, non lo dico perché alcuni mi dicono l'opposizione dice questo, l'opposizione dice quell'altro, eccetera eccetera. Allora, io sono in generale per accogliere le proposte dell'opposizione, non raccolgo le provocazioni, le polemiche. Chi ha voglia di fare polemica la faccia, però la cosa non viene da me raccolta, ecco, non verrà da noi raccolta. La gente ha voglia che noi lavoriamo, che evitiamo di fare polemiche, sinceramente, anche perché spesso sono temi che alla gente non interessa. La gente interessa che si facciano le cose, ecco. Dire non hanno, a parte delle regole, però io non risponderò a cose che, diciamo, alla gente interessano relativamente. Viceversa, se ci sono delle proposte vere, no, ecco, allora va benissimo, facciamole. Infatti chiedo ai cittadini, perché ci piace dialogare con i cittadini, che i cittadini siano coinvolti. Se hanno delle diciamo criticità, ce le segnalino. Spesso io ricevo segnalazioni, tipo c'è una signora che ieri sera mi ha giustamente scritto perché non erano passati a pulire in una certa zona della città, e stamattina l'hanno fatto perché ho segnalato subito, eccetera. Sono soddisfattissimo di assessori e consiglieri, perché si sono messi all'opera
tutti a lavorare con grande voglia, c'è un'energia positiva enorme, ecco, sia tra i nuovi, ecco, quindi tra gli assessori, l'Alessandra Marchesi che sta impegnandosi, è assessore al turismo, cultura e sport, la Monica D'Alessandro appunto, che ho appena citato, Davide Casazza, ma anche la Marina Grassani e la Monia Mazza, ma poi tutti i consiglieri delegati. Devo dire che c'è veramente un clima bellissimo dove tutti stanno dando qualcosa del loro, impegnandosi a più non posso, c'è grande energia nell'aria, grande coinvolgimento, quindi Damiano Malgaroli, Guglielmo Otelitano, Francesco Provicoli, che ci siamo visti stamattina appunto per questo grandissimo evento dei giovani, Andrea Rigoni, Ferruccio Cairo, ma anche i due che consiglieri che non hanno deleghe perché avranno degli altri incarichi, nel senso che noi li abbiamo proposti e li proporremo nel Consiglio Comunale di lunedì per Presidente del Consiglio Comunale Antonio Furfaro e Piero D'Ippolito per Presidente della Commissione Staff, due persone bravissime che comunque si stanno impegnando anche loro come tutti gli altri, quindi insomma c'è grande senso insomma in qualche modo a vedere alcune realtà che sono di altissimo livello della nostra città e comunque poi ve ne darò conto nella prossima diretta, ok? In linea di massima le dirette io le farei tutti i sabati alle 13 e quando non posso non l'annuncio, però tendenzialmente manterrei in modo che siate tutti aggiornati su il lavoro dell'amministrazione. Vi dicevo, importante sono le segnalazioni da parte dei cittadini, quindi se avete delle segnalazioni fatecele, noi cerchiamo di lavorarle in tempi rapidissimi. Lunedì c'è il Consiglio Comunale, primo Consiglio Comunale, sono tanti i punti all'ordine del giorno, anche qui polemiche sui punti all'ordine del giorno, pazienza. È però importante il Consiglio Comunale di lunedì perché già noi stiamo lavorando su alcuni temi. Ecco, noi seguiamo, lo dico, noi seguiamo pedissequamente il programma elettorale. Ovviamente non andiamo in ordine, andiamo random perché alcuni assessori stanno lavorando su alcuni punti, altri su altri punti, eccetera. Però alcuni punti che sono molto importanti, che sono questi qua, ecco, che caratterizzano un po' il nostro programma elettorale, quindi parlo della palestra. Noi lunedì avremo un incontro già operativo sulla palestra tensostruttura, perché vogliamo realizzarla anche rapidamente. Poi abbiamo già avuto un incontro per il parcheggio di Via Torino e quindi lì inizierà un certo iter. Stiamo cominciando a lavorare, a preparare i presupposti per la Piazza del Sapere e il Caffè Letterario. Cioè noi andiamo come dei treni sul programma elettorale. Poi se ci sono altre proposte ben venga. Io stamattina per esempio ho incontrato due cittadini che hanno fatto alcune proposte interessanti, non sono nel programma e avete in programma eventi musicali con musica rock, pop e dance. Sì, tutto. Praticamente hai detto tutto, perché ci abbiamo pop, rock, liscio, latinoamericano, discoteca, eppure un artista a livello nazionale al pari di quelli che
ci sono stati nel passato ad Arona, quindi sarà un grandissimo evento. E poi c'è questo evento dei giovani che sempre riguarda anche la musica. Ok. Quindi dicevo, questi cittadini ci hanno proposto delle cose interessanti, quindi anche se non sono nel programma elettorale, li mettiamo dentro. Quindi, ecco. Poi, pian piano, vi illustrerò anche l'attività che stanno facendo gli assessori, che stanno lavorando a 360 gradi. Ovviamente all'inizio ti è un po' cascato in testa una pietra e c'è un sacco di cose da fare, però insomma stiamo pian pianino affrontando tutti gli argomenti. Diciamo, per esempio, la prossima settimana ci avremo un cambiamento già nell'ambito viabilistico, che sistemerà delle criticità immediate, ma abbiamo già degli incontri per ragionare sul tema telecamere, uso dell'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, perché bisogna, si inizia con robe, diciamo, artigianali per risolvere il problema, ma poi bisogna creare le infrastrutture, ok? Stiamo intanto recuperando anche soldi dall'esterno. Vi dicevo che per la Rocca c'è in arrivo un contributo significativo molto importante, ma stiamo ottenendo anche altri contributi per diciamo opere del comune. Insomma, si sta lavorando a 360 gradi. Io voglio ringraziare tutti quelli della squadra, quelli della lista civica Noi per Arona, quelli della Lega e in generale i cittadini, perché tutti ci stanno dando una mano, perché la città è la città un po' di tutti, e quindi più siamo coinvolti nella crescita della città meglio è. Quindi vi aspetto lunedì sera in consiglio comunale, ci sarà una sorpresa, poteva mancare una sorpresa in... mi diranno, non è all'ordine del giorno, lo so già, ecco, bene, ve lo dico già, non è all'ordine del giorno, è una sorpresa, non la diciamo, quasi la conosco solo io, e quindi, insomma, poteva mancare una sorpresa? No, quindi lunedì sera, consiglio comunale al Cinema Teatro San Carlo, credo che sia alle 20.30, 20.45, e vi aspettiamo. E intanto buon weekend, una giornata stupenda, ieri c'era una luna clamorosa, voglio salutare anche tutti i cittadini del quartiere San Luigi, ieri ero con loro alle celebrazioni del quartiere, è un quartiere a cui sono affezionato perché ho fatto tutta la mia infanzia, dall'età di... posso dire di 8 anni in poi, e lì ho conosciuto tante delle persone che ancora adesso mi danno una mano, e questo è bellissimo perché siamo rimasti in grandi rapporti, e insomma il valore dell'amicizia, della condivisione di idee e di valori in generale è assolutamente prioritario su tutto. Quindi grazie a tutti, buon weekend, ci vediamo sabato prossimo e lunedì sera, tra cui appunto questa sorpresa una sorpresa carina, vedrete. Grazie a tutti.